in quel di Volterra. È la prima intervista rilasciata. E veniamo ai due stranieri, Dunga ed Elliott. Da ciò che abbiamo veduto in allenamento, per l'occasione Elliott ha fatto un lavoro differenziato, ci ha stupito in senso positivo la gran voglia di fare e la forma splendida di Carlos Verri, detto Dunga. Un uomo veloce, in possesso di un dribbling ubriacante, ma soprattutto un uomo di grinta, un lottatore capace di sventagliare proiettili a rete all'improvviso. È stato dipinto come un centrocampista difensivo, ma noi crediamo che non disdegnerà di proiettarsi spesso a rete. Dunga potrebbe veramente essere l'asso nella manica del centrocampo pisano. Dunga, abbiamo veduto quest'oggi un proficuo allenamento, ti sei impegnato moltissimo, quindi ti stai trovando bene con questi compagni qua del Pisa. Ecco, un giudizio su questa prima settimana di lavoro con la squadra nerazzurra. Un buono allenamento, no? Tutti ragazzi bravissimo dell'equipo di Pisa. Io tentando con tutta forza inquadrarsi bene nell'equipo di Pisa. Abbiamo letto che le caratteristiche di Dunga sono quelle di un centrocampista del reparto però arretrato, vale a dire un centrocampista con attitudini difensive più che offensive. Risponde al vero questo? Sì, io un centrocampista che gosta molto della marca, però adelante, a frente, tentare il tiro di lunga distanza, no? Sì, abbiamo veduto fra l'altro in questo allenamento che sei dotato di un ottimo tiro, no? Sì, sempre in allenamento, molto allenamento per il partito, a tirare bene. Tu sai che il campionato di Serie A della nazionale italiano forse non è il più bello del mondo, come si dice, ma è senz'altro un campionato durissimo, un campionato con fior di campioni, no? Come pensi che possa andare, al di là del fatto che non si conosce ancora il calendario? Comunque, per esempio, in Coppa Italia abbiamo la Lazio, la Juventus, il Lecce, il Catanzaro e la Casertana. C'è qualche possibilità per il Pisa di passare il turno? Molto perché l'equipe ha allenato bene, il primo gioco buono también, tiene che avere tranquillità, un'equipe giovane con molta forza, un ragazzo bravissimo e noi speriamo molto di questa equipe. Un'ultima cosa e ti ringraziamo. Sappiamo che i brasiliani molto spesso vengono colpiti da questa saudade, da questa tristezza, da questa nostalgia. Capiterà così anche a te o no? No, credo che no, la saudade è per alcuni problemi che surgono, no? Ma io spero che con io niente problema.